Quello che abbiamo appena visto, quindi questa callback dentro la callback, può portare a quello che i programmatori JavaScript chiamano la callback hell, che dà l'idea del problema. Quindi un inferno in cui ci sono callback, tutte una dentro, all'interno dell'altro, concatenato. E questo, lì c'è un esempio con una callback di una riga, ma se la callback fosse ovviamente più lunga, sarebbe anche a livello di leggibilità e di comprensione del codice, di trovare se c'è qualche errore, molto più complicato da risolvere. Coraggio. Molto più complicato da risolvere, e quindi è un po' come fare entrare in questa fila da persone, l'ultima è l'ultima che entra, la prima è l'ultima che entra. Quindi dicevamo, questa concatenazione di callback una dentro l'altra può portare a quello che gli sviluppatori JavaScript chiamano una callback hell, e quindi onde evitare questo inferno di callback, quindi questa callback dentro un'altra callback dentro un'altra callback, che rende poi il codice ingestibile, difficile da leggere, difficile da capire, eccetera. In JavaScript a un certo punto hanno introdotto il concetto di promise, quindi una promessa, se non la traducessimo in italiano, che è una feature per semplificare la programmazione asincrona, e anche come conseguenza è un modo per risolvere questo callback hell. Le promises poi sono ancora state rifinite con un concetto di con due keyword, async e await, che vediamo fra pochissimo, in ES2017. Che cos'è una promise? La promise è un oggetto del linguaggio che rappresenta il possibile completamento, positivo o negativo, di un'operazione asincrona. È un oggetto che a un certo punto, che contiene una promessa, e la promessa è che questo oggetto verrà riempito a un certo punto, verrà riempito in maniera corretta, verrà riempito con un errore, ma verrà riempito, ed è un oggetto su cui poi si può effettuare delle operazioni. E quindi fornisce un modo standard per gestire questi meccanismi asincroni, e quindi evitare le callback infinite, perché semplicemente dopo una DB run si ritornerà una promise, si aspetterà che quella promise venga soddisfatta, e se quella promise viene soddisfatta con un errore si darà l'errore, se la promise viene soddisfatta correttamente si partirà dai risultati di quella promise e si andrà avanti. Ma non sarà più all'interno della promise, all'interno della callback, sarà al di fuori, nel flusso normale di esecuzione. È un oggetto che noi possiamo restituire da una callback. E le promise, appunto, possono essere create o consumate. Quando vengono lette, le promise possono essere in due stati, tre. Uno è lo stato pending, quindi sono ancora una promessa, che ci sarà un risultato a un certo punto, ma il risultato non è ancora disponibile. L'altro stato è quello che la promise è stata soddisfatta con successo, quindi è stato fulfilled, oppure la promise non è stata soddisfatta, l'operazione non è andata a buon fine e quindi sarà in uno stato rejected. Quindi se l'operazione è sincrona e ancora in progress, la promise sarà pending. Se è completata con successo, la promise è fulfilled. Se non è completata con successo, la promise viene rifiutata. E questi sono sia stati che potete leggere voi se qualcuno vi restituisce una promise da un metodo,
sia static, dovete impostare voi se restituite una promise. E per esempio SQLite 3 avrà bisogno, se vogliamo usare le promise, che noi ritorniamo una promise. E quindi dovremo gestire la promise rifiutata oppure no. E una promise è un oggetto, quindi si crea con new. Il suo costruttore ha una funzione esecutrice, quindi una callback, che ha due parametri, che sono due metodi. Resolve e reject, che sono appunto lo stato, cosa succede quando la promise è completata, o positivamente, fulfill, resolve, oppure è completata negativamente, reject. Quindi non gestisce espressamente lo stato pending, che viene gestito in maniera automatica. Resolve è quello che succede appunto quando il task, quando l'azione è completata, reject è quando c'è una, invece un errore o un motivo di rifiuto. Quindi una no promise è new promise, una callback resolve reject, e poi quando si vuole dire che la promise è stata completata si passa a resolve o reject gli elementi che vanno inseriti nella promise quando è completata oppure no. Nel caso di una query al database, nel resolve avremo per esempio tutte le righe della select asterisco, perché è quella l'operazione positiva. Nel caso del reject avremmo per esempio l'errore, che noi per ora abbiamo scritto if error, throw error, con una promise scriveremo reject error. Quindi passeremo indietro al chiamante l'errore. E la promise si può creare oppure si può direttamente ritornare come una funzione, in questo modo, quindi con return. Quindi invece di scrivere const variabile uguale, si fa return new promise, perché è un oggetto come tutti gli altri. E questo è per la creazione. Come si consuma la promise? Come si fa sì a prendere il valore in cui è fulfilled o il valore in cui non lo è fulfilled? Lo si fa con due metodi, che sono then e sono catch. Quindi questa wait promise, dov'è finita? Questa wait promise è un metodo, una funzione che restituisce una promise. Quindi a un certo punto fa return new promise e imposta un resolve e un reject. I due metodi then e catch, che si applicano a questa wait promise, gestiscono i casi in cui il then, la promise, è resolved, e il catch, la promise, è rejected. Quindi, nel caso in cui la promise viene fulfilled, qui ci sarà il risultato del fulfillment e la callback farà qualunque operazione debba fare con quel risultato. Nel caso in cui la promise viene rifiutata, la callback fa qualunque cosa che serva col caso col rifiuto. E notate che queste dot then e dot catch si possono applicare in maniera concatenata. Funzione dot then dot catch. Questo dot catch è applicato al dot then, che è applicato alla funzione. Le promise si possono concatenare e anche i loro metodi si possono concatenare. E si può, se volete, omettere catch, se non volete gestire l'errore che torna o se sapete che non tornerà nessun errore perché viene, per esempio, fatto un reject vuoto e l'errore viene lanciato come eccezione. Ma il dot then, se si vuole gestire la promise, bisogna farlo. Quindi il dot then è quello che avremmo messo all'interno della callback, ma invece di metterlo nella callback lo mettiamo nel dot then. Quindi portiamo codice fuori da questa catena di callback di nuovo nel flusso principale del programma JavaScript. C'è anche un finally, quindi c'è il then, che è quello che succede quando è fulfilled, c'è il catch, che è quello che succede quando la promise è rejected, quindi in risposta al reject, e c'è un finally che è quello che viene eseguito in ogni caso.
sia che la promise venga soddisfatta, sia che la promise venga rifiutata. Quindi appena la promise esce dallo stato pending, non importa in quale stato vada, il finally fa ulteriori operazioni. Ovviamente il metodo che viene utilizzato di più è il then, seguito dal catch, e poi ogni tanto viene eseguito il finally. Quando volete fare la stessa operazione, non importa se la promise si è risolta bene o male. Quindi per il codice in comune tra le due, diciamo così. E questi possono essere concatenati, come vi dicevo prima, perché tutti restituiscono delle promise. Quindi il then viene chiamato quando c'è un fulfilled, ma nel caso in cui non ci sia, chiama il dot catch, perché a sua volta ritorna una promise, che verrà rifiutata. E quindi il dot catch si porta dietro l'informazione. E, qui c'è il mapping di quello che succede tra la creazione e il consumo di una promise. Quindi quando si crea una promise ci sarà un qualcosa nel resolve e un qualcosa nel reject e del codice intorno che fa l'operazione che vi serve. E poi questa variabile, comunque la vogliate chiamare, si può ritrovare nel then e nel catch. Ovviamente questi non devono necessariamente avere lo stesso nome, possono anche avere nomi diversi. Però è lo stesso oggetto che viene passato al resolve per il then ed è per il catch lo stesso oggetto che viene passato al reject. Come vi dicevo, le promise si possono concatenare non solo tra then e catch, ma anche tra promise diverse. Per cui qui, in questo esempio, cosa c'è? Qui c'è una funzione che ritorna una promise. Promise viene gestita nel suo then. All'interno del then c'è un'altra funzione che ritorna una promise, il cui risultato viene gestito in un altro then. All'interno di questo then c'è un'altra funzione che ritorna una promise, il cui risultato viene gestito in un altro then, e così via. Quindi ogni risultato viene poi passato a il then successivo. E quindi si possono concatenare in questo modo le promise. E questo è una cosa abbastanza tipica. Quindi una concatenazione lineare invece di nuovo un avere una promise dentro l'altra promise, come succedeva con le callback. Ecco, è importante, come in questo esempio, quando si fanno concatenazioni, soprattutto, ritornare sempre qualcosa, avere un return, che in questo caso non c'è perché è implicito, in quanto non ha, è un arrow function con un solo oggetto, senza parentesi graffe, e quindi di default l'unica cosa che c'è è ritornata. Quindi tutti questi hanno un return getIssue, return getOpener, return sendEmail. Qui c'è un altro esempio di una funzione che stavolta non abbiamo definito noi, come nell'esempio di prima, ma è la fetch, che è una funzione che vedremo più avanti, che serve per appunto chiedere informazioni a un server. E questa ritorna di default una promise. Quindi non solo SQLite, abbiamo visto, non gestisce le promise nativamente, ma bisogna fare le cose in callback e dobbiamo scrivere noi una promise se vogliamo utilizzarle. Ma ci sono metodi standard JavaScript, tipo la fetch, che invece ritornano naturalmente una promise. E quindi possiamo poi solo consumarle perché non dobbiamo crearle. Con SQLite dobbiamo anche crearle. Una funzionalità delle promise è che possono anche essere eseguite in parallelo. Quindi io posso eseguire funzioni asincrone in parallelo e aspettare, per esempio, che entrambe finiscano prima di procedere o che entrambe finiscano in un certo modo. Con questi due metodi dell'oggetto promise. Uno è promise all e l'altro è promise race. Cosa fa promise all? Promise all prende tutte le promise che sono inserite come argomento di questa funzione e
se tutte le promise sono state fulfilled, quindi sono, viene chiamato il metodo resolve per ognuna di queste, questo metodo ritorna un array con tutti i valori delle promise risolte. Quindi se la prima promise risolve a 1 e la seconda promise risolve a 2 e la terza risolve a 3, se tutte e tre vengono risolte, l'array conterrà 1, 2, 3, l'array risultante. Se ce n'è una sola di queste promise che non viene risolta, nessuna viene risolta. Quindi questo promise all non torna nessun risultato valido perché c'è stato almeno un fallimento e quindi non si possono eseguire tutte all queste promise in parallelo. Una caratteristica è che l'argomento di queste promise all può anche essere un qualcosa che non è una promise. In questo caso cosa succede se non è una promise? Può mai fallire? Può mai fare reject? Può una funzione console log ciao fare reject? No. E quindi automaticamente il risultato sarà copiato subito nei risultati di questo promise all e l'esecuzione, la valutazione di quell'oggetto sarà immediata perché non è una promise, non c'è niente da aspettare, viene subito eseguita. Questo è promise all. Promise race invece ritorna una promise che viene fulfilled o rifiutata quando la prima delle promise nell'array è fulfilled o rifiutata. Quindi in una race condition. E di nuovo, se ci sono delle promise, dei valori in questo, nell'argomento di race, nell'array di input di race, qui, che non sono promise, ovviamente questa tornerà subito fulfilled perché ce ne sarà almeno una che sicuramente viene, la prima che viene riempita correttamente verrà ritornata e se la prima è anche un non promise sicuramente viene ritornato. Race viene usato più in casi molto particolari, promise all è un pochino, può essere più frequente da utilizzare se per esempio volete informazioni, due serie di informazioni, facciamo finta, recuperate da un database e se una delle due non c'è, non ha senso avere l'altra. Per esempio io vorrei tutti i vostri voti, la media dei vostri voti e anche le vostre matricole. E questi li prendo da due punti diversi. Ovviamente se io non ho le matricole, non mi serve niente la media dei voti e se ho la media dei voti ma non ho le matricole, e viceversa, se ho le matricole ma non ho la media dei voti, non mi serve niente l'altro oggetto. Quindi promise all mi permetterebbe di averli entrambi oppure nessuno dei due. E quindi se non ho nessuno dei due c'è un errore nel recupero dei dati e posso agire di conseguenza. E queste sono le promise. Quindi un oggetto che ci permette di avere la programmazione asincrona in maniera senza callback, ma passando avanti e indietro questo oggetto. Domande fin qui? Sì. Il primo che ritorna un risultato. Quando la prima delle promise nell'array ritorna un risultato. Quindi se la prima che ritorna è la quinta, quella è la prima. E quindi quando di nuovo c'è un valore che non è una promise, quella sarà sicuramente la prima a tornare, perché un valore di non promise ritorna subito. Quindi la prima delle promise che, non la prima promise dell'array, ma la prima che esce dallo stato pending. Altre domande? Ok. L'ultimo concetto per oggi, che in realtà è un modo diverso di scrivere le promise. Quindi immaginate di avere questo caso di prima, no? Qua, per esempio. In cui c'è una funzione, poi c'è un then,
e cioè, in questo caso sono tutte funzioni di una riga, ma immaginiamole più lunghe. Immaginiamo che il primo dance è 5 righe, il secondo reg è 16 righe, eccetera. Questo è meglio di avere molteplici callback, ma di nuovo è un sacco di punto den che fanno cose e poi dopo c'è un altro punto den che fa cose, eccetera. E poi in fondo c'è un punto catch che uno deve ricordarsi che si applica a tutti, non solo a uno, eccetera. E poi ancora in fondo c'è volendo un finally e quant'altro. Quindi promise meglio del callback, si può fare stilisticamente e come leggibilità meglio delle promise, e la risposta arriva con ECMAScript 2017 e con una risposta positiva, che è questo async await. Async await sono due keyword pensate per semplificare la scrittura di codice asincrono che utilizza le promise. Quindi, cosa fanno async await? Async await sono due keyword da mettere prima di funzioni. Async prima di una funzione vuol dire che quella funzione ritornerà una promise. E await vuol dire che la funzione, prima della funzione chiamata, vuol dire che la funzione che sto chiamando ha una promise come ritorno e quindi devo aspettare che quella promise sia fulfilled o rejected. Quindi, giusto per farvi l'esempio concreto, queste due righe di codice sono simili. O meglio, sono... non sono simili. Sono un mix tra la sync e il then delle promise. Qui c'è un then, perché questa sample function deve tornare una promise, giusto? Abbiamo detto così, che il then funziona solo se c'è una promise. Questa funzione torna esplicitamente una promise? Sì o no? Esplicitamente. Stiamo scrivendo new promise da qualche parte? No. Il then funziona perché questo async fa sì che questo test stringa sia equivalente a scrivere new promise, return, new promise, aperta parentesi, resolve, virgola, reject, function, resolve, test. E quindi questo è l'equivalente. Come fa a capire che test va in resolve e non in reject? Perché quello che viene ritornato va in resolve. Ah, ok, di default. E adesso andiamo avanti con gli altri casi particolari. Questo ha il vantaggio che ci risparmia un po' di codice, e se volete anche il vantaggio che il codice sembra codice sincrono, perché se noi invece del then, come faccio vedere adesso, mettiamo await, è proprio codice sincrono, come tutto il resto del codice, e ha lo svantaggio che non si può applicare in tutto, questa sync await. Si può applicare se una funzione ritorna già una promise, si può sicuramente usare await, ma per esempio SQLite ha bisogno di essere scritto new promise, eccetera, per funzionare correttamente, perché poi internamente non supporta le promise fino a un certo livello e quindi ci deve essere, nel caso dell'utilizzo di una libreria come SQLite, il supporto alle promise da SQLite per poter utilizzare async await. Le funzioni che restituiscono a promise possono essere invece tranquillamente utilizzate con async e await. Vediamole con calma. La funzione async dice che la funzione che seguirà è definita come una funzione asincrona e quindi ritorna una promise implicita come risultato. Ma la sintassi della funzione è esattamente identica a quella di una funzione normale. L'await è un operatore che viene utilizzato, immaginate che questa expression sia una funzione, per esempio,
viene utilizzato per dire che il risultato di un'espressione, una funzione per esempio, o un oggetto, è una promise e quindi bisogna aspettare che la promise di quella funzione sia fulfilled o reject. Quindi await blocca l'esecuzione di quel codice finché la promise non viene risolta, esattamente come il punto then. Quando viene risolta, il valore viene inserito dentro return value, e se la promise è reject, invece l'espressione di await fa un true, come se fosse un'eccezione. Quindi return ritorna il valore positivo, un true exception invece fa un reject della promise. Ok? Quindi, sintassi diversa per più o meno la stessa cosa che facevamo prima con la promise. E qui c'è, per esempio, c'è un esempio che unisce promise e async await. Abbiamo la funzione resolve after 2 seconds che restituisce una nuova promise. In questo caso solo con resolved, perché non ha un reject. E poi il resolve after 2 seconds viene chiamato con un await, perché bisogna aspettare che la promise venga risolta. E quando la promise viene risolta, il valore di, in questo caso resolved, viene inserito all'interno di results. Quindi scritto come fosse una funzione sincrona. Perché ci serve questo async qui? Perché l'await può essere solo usato in una funzione async. Quindi quando c'è un await, la funzione che la contiene deve essere asincrona. Questo vuol dire che, per esempio, se noi avessimo tolto questa funzione e avessimo scritto direttamente così, quindi senza... subito il codice, quindi resolve after 2 seconds e poi fuori da quella funzione le 3 istruzioni, questa avrebbe dato errore perché await non ha un async collegato. E siccome questo è JavaScript, il file JavaScript globale, e non ha una funzione che potete dire questa è asincrona, non funziona, e allora serve questo trucchetto, diciamo, di mettere una funzione asincrona che contiene il codice, una specie di main, se non avessimo nient'altro, e poi chiamare questo main dal di fuori. In questo caso, non essendoci nient'altro dopo, il tutto continua a funzionare senza problemi. Questo perché await e async devono sempre andare in coppia. E ovviamente avremmo potuto scrivere, invece di tutto questo, resolve after 2 seconds, punto then, e andare avanti, quindi senza aver bisogno di questo meccanismo. Però scusi, ma await va sempre in una sync function perché blocca il codice? Sì. Quindi di errore proprio JavaScript? Sì, da proprio errore JavaScript. Se voi scrivete qualcosa senza avere async, qualcosa await, il JavaScript si ferma e ti dice non potete avere un await senza un async. Quindi l'await deve sempre essere accoppiato con un async che lo contiene. Però non sarebbe sbagliato a livello... Non è sbagliato a livello concettuale, ma è sbagliato a livello di come JavaScript funziona. Sì. Vanno sempre accoppiati. Se avete un await e non avete un async che lo contiene, il programma non funziona. Di nuovo, se non volete fare questo trucchetto, non usate l'await e scrivete resolve after 2 seconds.then e usate come aveste usato con le promise. In questo caso non vi serve la funzione contenitore dell'async. Come in questo caso, per esempio, questo è un altro esempio in cui in questo caso non abbiamo creato un'altra funzione che contiene async call, ma abbiamo chiamato direttamente then. E qui in questa slide
in queste slide ci sono un po' di paralleli tra lo stesso codice con le promise, consumato, creato, in questo caso consumato, e lo stesso codice consumato come async await. Quindi ogni volta che c'è un then si può rimpiazzare con un await. Ovviamente la funzione che lo contiene deve diventare asincrona. La concatenazione di then può essere semplicemente due righe che contengono i wait, in questo caso tre righe che hanno tre await separati. Di nuovo, ovviamente ci deve essere una funzione che lo contiene che è asincrona. E questo per dire che await è anche più facile da leggere e da debuggare rispetto a .then, .catch, .finally e quant'altro, perché è scritto in maniera più simile a... è scritto come scrivereste codice non asincrono, quindi sequenziale. E quando usare le promise o quando usare async await? Allora, generalmente è più comodo usare async await, perché ci dà una scrittura di codice simile al codice appunto sincrono, quindi senza callback particolari che vanno una dentro l'altra, senza punto then e quant'altro. A volte non è possibile creare promise con async await, come nel caso di SQLite 3, ma sono sempre più casi rari in cui questo capita. E ovviamente, dato che async await restituiscono e utilizzano delle promise, tutte le cose che esistono con le promise continuano a funzionare, non ha async await un meccanismo per fare una cosa come promise.all o promise.race, e quindi in quel caso bisogna utilizzare i meccanismi di promise. Quindi il nostro codice SQL, o quantomeno simile al codice SQL che abbiamo scritto prima, come diventa con le promise? Per evitare quel problema di avere tutto dentro la callback e quindi non poter ritornare, per esempio, un array con i risultati. Diventa che, prendiamo un caso con una select, ma è la stessa cosa, diventa che come prima cosa ritorniamo una promise, all'interno della promise facciamo le nostre query, e invece di ritornare oppure no, o di lanciare un errore, in un caso di un errore facciamo reject, e nel caso in cui vogliamo invece ritornare qualcosa, facciamo resolve. Quindi dove prima facevamo throw error e dovevamo scrivere lì il codice perché non potevamo fare return, adesso possiamo fare resolve e quindi ritornare la promise al di fuori di questa funzione. E ecco, occhio al bug nel caso in cui il database si chiude, ha dei meccanismi di chiusura automatici, ma nel caso in cui voleste esplicitamente chiuderlo, nel caso in cui aveste una funzione tipo main che è asincrona perché si usa await, questo database va chiuso all'interno, va chiuso qui. Perché altrimenti, in questo secondo caso, verrebbe chiuso immediatamente senza aspettare l'esito delle due operazioni. Perché al di fuori di quella sync function main, tutto funziona in maniera asincrona. Quindi questa è la versione corretta. E una nota di chiusura su queste slide. Noi usiamo appunto l'interfaccia base di SQLite, che è questo SQLite 3, che è semplicemente un wrapper JavaScript intorno alla libreria originale in C di SQLite. Esistono altre che un metodo che è base, per quello che per esempio non supporta le promise. Esistono altre librerie tipo SQL, SQLite, che ha lo stesso API di SQLite 3, quindi ha gli stessi metodi,
dot all, dot get e quant'altro, ma di default ritorna delle promise, invece di doverle farle ritornare a noi a mano. E poi ci sono altre due librerie, ce ne sono molte altre, ma le altre due librerie degne di nota sono questa SQLite Async, che è un'altra interfaccia basata su promise a SQLite 3, e c'è anche questo Better SQLite, che invece cerca di fare tutto in maniera sincrona, quindi senza utilizzare niente, senza utilizzare promise, senza utilizzare callback asincrono e quant'altro. E dicono che è più veloce della versione asincrona, ma bisogna imparare a utilizzarlo in maniera corretta per evitare di avere codice bloccante. Quindi è più veloce, aiuta, però se sono query troppo grosse o troppo lente, ovviamente ritorniamo nel problema di prima. Noi all'interno del corso, e anche nei laboratori e negli esempi, usiamo quella base SQLite 3, che ci permette anche così di scrivere qualche promise che altrimenti non scriveremmo mai, perché solo useremmo e consumeremmo. Però le altre sono tutte alternative valide che, se volete, potete considerare di usare. Ok? Domande fin qui? Se no passiamo a iniziare quantomeno un esercizio in cui proviamo a mettere in pratica le promise e la single await. No? Esercizio. Sì. Io volevo chiederle, per concatenare i then di una promise, sì, il catch poi gestisce, lo mettiamo in fondo, gestisce tutti gli errori. Sì, il catch gestisce tutti gli errori di tutti, eventualmente di uno di quelli che si rompe, e diciamo. C'è modo di fare un catch per ogni then, mettendoli tra i then? Non puoi concatenare. Allora, adesso ho un dubbio, ma direi che mi sembra che tu non possa concatenare niente dopo il catch. Ecco perché il catch sta in fondo. Quindi tu non puoi fare then.catch.then. Quello che puoi fare è qualcosa.then.catch, fine, altra riga, però altra riga vuol dire che non è concatenato, qualcosa.then.catch, se vuoi avere granularità diversa. Grazie. Niente. Ma la risposta più facile è usiamo async await in quei casi. Ecco, come si gestisce il then e il catch con async await? Await è la versione normale, quindi quella risolta. Lì si può fare un try catch, dove nel try si mette await e nel catch si gestisce l'errore lanciato dalla rejection della promise. Perché è un'eccezione, quindi nel catch di un'eccezione si può gestire. Quindi quel punto catch è il try catch, è il catch del try catch. Esercizio. Fatemi chiudere questo. Iniziamolo quantomeno. Evoluzione dell'esercizio della settimana scorsa. Aggiornare l'esercizio della settimana scorsa per usare il database che abbiamo già visto. Gestire una lista di oggetti che include informazioni di domande e risposte. E informazioni simili a quelle dell'altra volta, in cui l'oggetto JavaScript avrà adesso un ID che prima non aveva e avrà una mail invece dello username, e la lista degli array non serve più perché è in un database. E l'oggetto risposta avrà gli stessi campi dell'altra volta, di nuovo con la mail invece dello username e con un ID che arriva dal database. E le tabelle le abbiamo già viste, corrispondenti, sono le tabelle domande, risposte e utenti. E ogni oggetto domanda deve avere i seguenti metodi. Aggiungi risposta, prendi tutte le risposte, tornando una promise, e get top, ritorna una promise che risolve a un array delle migliori n risposte secondo il loro score e basta. Poi l'oggetto question list rappresenta tutte le domande, quindi non una singola domanda, e quindi si può aggiungere una domanda, prendere una singola domanda e
avere tutte le domande dopo una certa data. E poi se c'è un suggerimento di come implementare i metodi, in che ordine. Quindi prima question list, quindi prima sicuramente question e answer, e poi nei metodi get question su question list, add question, get answer, add answer, get top e after date. E get top e after date sono, se volete, i più simili ai metodi che abbiamo fatto l'altra volta con gli operatori funzionali e con dei JS. Ok? Quindi creiamo un file, chiamiamolo exercise.mjs. Ok, quindi prima cosa da fare? Import di SQLite, e poi cosa dobbiamo anche importare? DJS, perché ci servono le date. Quindi import DJS from DJS. Ok, seconda cosa da fare? Aprire, esatto. Fatemi, faccio copia e incolla dall'altro, tanto è identico. Quindi creiamo un DB, new SQLite database di question.sqlite, e ha un errore e lanciamo l'errore. Poi cosa ci serve? Ci serve il costruttore di domande, quindi function, question, singolare, che ha come parametri id, testo, email, score, data e basta, giusto? Id, testo, email, data. E quindi this.id uguale id, eccetera. This.text uguale text, this.email uguale email, e this.date uguale DJS di date. E poi possiamo fare il costruttore delle risposte, che ha all'incirca gli stessi campi, email, date, ma anche ha uno score, giusto? Sì. Che come l'altra volta possiamo inizializzare a 0 e poi faccio copia e incolla da sopra, perché tanto è la stessa identica roba. Ok. Ok? Ci siete? Quindi per ora è esattamente quello che abbiamo fatto l'altra volta. Con qualche cambio di nome di variabile, ma al netto di quello è la stessa roba. Allora, il testo ci dice di... partiamo dall'oggetto question. Ci dice... Dov'è finito? Di aggiungere prima di tutto un get answer, quindi un metodo che torni una promise che risolva a un array con tutte le risposte a quella domanda interrogando il database. Quindi vogliamo tutte le risposte di una data domanda. Quindi, come creiamo un metodo all'interno di un oggetto? This punto, abbiamo detto che si chiama get answers. Non ha parametri, fatemelo fare come arrow function, che è più comodo. Non ha parametri in questo caso, perché vogliamo tutte le risposte di quella domanda. Quindi, qual è la prima cosa che dobbiamo fare? Prima della query? Dobbiamo tornare a un nuovo promise, perché SQLite non lo fa di suo. Quindi return new promise,
All'interno c'è una callback, con resolve e reject. E adesso dobbiamo fare la query. Qual è la query? Vogliamo tutte le risposte di una certa specifica domanda, visto che siamo nell'oggetto domanda, e basta. Select, sì. Select asterisco. From answer. Where? Question ID si chiama nella tabella. Question ID è uguale, ma neanche morti, this.id, punto interrogativo. In realtà ci manca un pezzo. Perché il nostro oggetto domanda, che campi ha? ID, testo, mail e data. Il nostro database, che campi ha? ID, testo, ID dell'autore, data. Quindi siamo disallineati. Da una parte vogliamo un'email, dall'altra abbiamo un ID, che è una chiave esterna a un'altra tabella. Quindi non ci basta una select, ma ci serve anche una join. Sì. Quindi prendiamo l'ID dell'utente nella tabella e andiamo a recuperare la mail che è nell'altra tabella e la restituiamo insieme. Quindi una join, vi ricordate come si scrive? Scusa? Prima o dopo la query innanzitutto? Prima. Mm? Non ci serve question. Sì, ma user la tabella. Non dobbiamo, fare solo un select da answer, però. Non dobbiamo fare un select da user. Dobbiamo solo fare una join. Ok. Join, you... Sì, non, cosa volevate fare? 87 query? L'uguaglianza delle chiavi esterne. La chiave primaria e la chiave esterna. E facevamo le tabelle in lista e poi nella where la join condition. Va bene, ma è uguale. Ok, possiamo anche fare così. Quindi user, ok. Sono modi alternativi. Dove question ID è uguale di and, però ci servirà answer.question ID, si sa mai. Dove answer. Come si chiama? Author ID è uguale a user.id. Fareste così? Ok, abbiamo la query, poi db.all, perché qui c'è un select all, possibilmente ci sono più di una risposta, e ci serve la query, i parametri che sono dentro un array, in questo caso qual è il parametro? this.id, e poi la callback r, rows, se vogliamo usare la stessa nomenclatura, funzione. E poi se error, cosa succede se c'è un error? No. Cosa succede se c'è un error? Siamo in una promise. Reject, error. Se non c'è un error, else, per esempio. Cosa facciamo? Dobbiamo ritornare un oggetto di tipo, un array con dentro degli oggetti di tipo risposta. Quindi non possiamo tornare alla row così com'è. Dobbiamo fare un boolean sulle row. Sì.
Sì, e poi non ci servono tutti i dati, no? Non ci serve author ID, ci basta solo la mail, non ci serve neanche il nome. Oh, sì, potremmo fare un for each in cui dentro facciamo cose, oppure potremmo usare un... Ma a questo punto la mail non potevamo tornarla direttamente da all? Sì. Anziché tornare tutta la riga, tornano solo le mail. No, ma dobbiamo tornare all'oggetto unsigned. Però ci servono anche tutte le altre risposte. Se dobbiamo tornare solo la mail? No, dobbiamo tornare ID della risposta, testo della risposta, data della risposta, score della risposta, mail dell'utente. Possiamo selezionare i campi nella query scrivendo tutti questi campi a mano. Comunque dobbiamo creare un oggetto di tipo array a un certo punto, dalla row, questo non ci scappa. Quindi al netto dei campi che possiamo selezionare o lasciarli così, come creiamo un oggetto con una for each, oppure cosa potremmo usare invece della for each? Che fa anche un ciclo. Una map. Così se dobbiamo manipolare qualcosa, possiamo anche farlo. Quindi, per esempio, const answers uguale rows punto map, e per ogni oggetto della chiamiamola answer, per ogni oggetto della risposta creiamo una nuova domanda, una nuova risposta, new answer, con quindi row punto ans.id ok ans.id cos'è che vuole poi? Testo, mail, data, score. ans.id testo mail data e score e abbiamo ovviamente gli stessi, si chiamano ovviamente nello stesso modo anche nel database, se no dovremmo cambiare, se nel database il testo si chiamasse diversamente qui sarebbe ans. Il nome della colonna del database, e a questo punto possiamo fare resolve. Sì. Dato che nella query c'è più di un ID, non bisognerebbe chiamarlo in un altro modo all'interno del costruttore dell'answer? Perché se answer è la riga intera sicuramente avrà l'ID dello user e l'ID dell'answer. Cioè lo prende così oppure... Sì, bisogna rinominare uno dei due ID. Va bene. Select. Cosa dobbiamo portare? ID, giusto? User.id. Text. No, user.id non ci interessa. Allora, ci serve answer.id, giusto? Ci serve answer.text. Non ho capito qual è il problema. Il problema è che qui ci stiamo chiedendo quale ID è. Allora, facciamo così. Esatto, perché anche qua c'è un ID in user. Sì, sì, ce ne sono due. Esatto. Facendo in questo modo ce ne sono due. Però vediamo che cosa ci restituisce. F-
Facciamo resolve rows. Vediamo cosa ci restituisce, così capiamo bene cosa stiamo facendo. E perché una join ci avrebbe risolto il problema. E quindi però questa non possiamo chiamarla finché non abbiamo un oggetto, giusto? Allora proviamo a taroccarla un attimo. Let fake uguale new question. Non importa. Uno, non importa. E basta. E poi fake console.log fake.getAnswers. Così prendiamo la tutte le risposte dell'oggetto della domanda 1, che sono quasi tutte, in teoria. Ok? Ah sì, non ho installato DJS. Npm install DJS e poi ci riproviamo. Ovviamente ha ragione. Punto then results console.log results. Ovviamente torna una promise, adesso al netto delle prove, torna una promise, quindi o lo gestiamo col punto then, oppure ci vorrebbe una async, una await. Se no, ecco, cosa ci dice se cerchiamo di restituire una promise prima che sia stata fulfilled? Ci dice che la promise è pending. Proprio JavaScript ci dice è pending, quindi non possiamo ancora avere un risultato significativo. Col then vediamo il risultato. Però davvero ho creato tutto in questo modo? Con gli ID uguale all'author ID? No, ok. Quindi l'ID viene sovrascritto con l'ID dell'autore, che non va bene. Quindi non abbiamo due ID, la query già la sovrascrive, quindi non va bene. Perché la prima risposta è ID 1 ed è yes, e qui invece è ID 2. Quindi non va bene fatto così. Usa l'ultimo come ID. Usa user.id. Usa user.id come ID. Quindi è la query che fa già la sovrascrittura, quindi non possiamo dopo noi controllare quale dei due andare a prendere. Quindi facciamo... Fatemelo fare con una join che... così. Quindi select asterisco from answer, uniamo user quando coincidono, in questo caso ci togliamo un ID e dovremmo toglierci l'ID e quando la risposta è quella che la domanda è quella che ci interessa. Se noi lo rieseguiamo, o magari non l'abbiamo risolto, ma infatti. Sì, sì, più o meno, sì. Sì, dobbiamo usare un alias. Era quello che non volevo scrivere, però sì. E ci sono comunque due ID. Quindi comunque bisogna dare un alias. Sì, sì, quello che stavo provando a fare prima. Quindi, esatto, answer.id, poi ci serve
text, user.email, score, giusto? Ah, date. Sì, giusto. Raw value misused. Poi ogni tanto ci sono questi errori molto comprensibili, tipo raw value misused, sono sicuro, però qual è il raw value misused adesso? No, c'è solo, infatti adesso ho messo answer. No. Quelle tonde? No. No. Ok, quindi senza le tonde e con una select mirata abbiamo tutti i dati che ci servono, id, testo, mail, data e score. E quindi a questo punto possiamo, per esempio, costruire l'oggetto e stamparlo, ma ci darà praticamente lo stesso risultato. Ci dà lo stesso risultato perché questo è answers. Quindi ripristinandolo com'era, tornando answers non raw, ci dà circa lo stesso risultato con in più, ovviamente, il fatto che date adesso è un oggetto di tipo DJS e quindi è scritto in maniera più complicata di quanto era scritto prima. Ma tutte le altre risposte... E poi è un oggetto di tipo risposta. Ok? Sì. Beh, adesso non la... E dunque, nell'esercizio non l'abbiamo messo in JavaScript perché per come sono scritti i metodi le risposte puoi recuperarle solo a partire dalla loro domanda. E quindi il link è implicito. Perché tu per avere la risposta alla domanda 1 devi prima avere la domanda 1 e poi chiedere le risposte alla domanda 1. Quando andremo a creare, adesso stiamo solo leggendo, quando andremo a crearla nel database, con una insert, dovremo passargli il question ID, se no non funziona. Per adesso stiamo solo facendo select, quindi... No, sarebbe un parametro che passeremo qui. Non quel parametro, ma un altro parametro. Nell'esercizio, per aggiungere una domanda, una risposta, tu parti dall'oggetto domanda, dalla singola domanda. Quindi tu, qual è l'ID di quella domanda? In JavaScript lo sai già, perché è l'ID dell'istanza di question su cui stai agendo. Quindi quando devi inserirlo nel database, devi prendere quell'ID e portartelo dietro fino al database per riempire quel question ID. Quindi noi passeremo
this.id di question più in realtà dobbiamo sì. Passeremo col parametro in più, cioè non passeremo il parametro in realtà, ma recupereremo quell'informazione dall'oggetto, perché l'oggetto ce l'ha già, è un metodo di quell'istanza. Ok? Allora, visto che sono le 11.20, volevo mostrarvi come, ovviamente questo fake non va bene, bisognerebbe avere il metodo che recupera le domande, ma se noi volessimo scrivere questa riga con async await, come faremmo? Come facciamo a scrivere riga 38 con async await? Ci serve una funzione, prima. Quindi const result uguale await, poi facciamo la funzione. Await fake.getAnswer. Quindi faremo così, ma tutto questo deve stare dentro una funzione async, che possiamo chiamare per esempio main, e poi possiamo chiamare, quindi la riga commentata e la riga sotto sono ovviamente la stessa cosa, la differenza è che per avere la riga sotto ci serve una funzione che contenga il tutto, che possiamo chiamare main, possiamo chiamare start, non importa, è un nome a scelta. Ok? Ora, visto che sono le 11.20, io completo questo, aggiungo un po' di metodi, magari anche non tutti se volete, però quantomeno un esempio di insert, un altro esempio della insert della risposta, visto che era un aspetto più particolare, ve lo carico oggi su GitHub e poi se avete domande potete o chiedere su Telegram oppure lo guardiamo martedì prossimo. Perché giovedì c'è già un laboratorio su le promise, eccetera, quindi avere un esempio ulteriore da vedere può esservi utile. Buona giornata e ci vediamo la settimana prossima.